il nostro parterre, ma dobbiamo iniziare subito e a gamba tesa a parlare dello 0-0 Juventus-Napoli, il match di sabato. Allora, le grandi sfide Napoli-Juventus sono sfide che vanno sempre un po' al di là del campionato, in che senso? Che qualcosa sempre dicono. Per noi doveva essere una partita verità, un bivio. Forse non lo è stato, forse sì. Naturalmente analizzeremo tutto, i moduli, il modulo che ha utilizzato Antonio Conte, il pro, per esempio McTominay, naturalmente in questo modulo con una difesa a 4, con un grande McTominay al centrocampo, ma non solo, anche i contro. Vediamo se può essere stato il modulo a non far finalizzare Lukaku, oppure il rendimento di Lukaku e la condizione fisica dello stesso giocatore di cui ha parlato anche Conte. Analizzeremo tutto, però quello che mi balza agli occhi sono le varie dichiarazioni, perché il Napoli, abbiamo visto un Napoli compatto, abbiamo visto un Napoli maturo, ma abbiamo visto anche un Napoli che ha avuto diverse occasioni, non tante, ma diverse occasioni le ha avute. Pensiamo al calcio piazzato di Politano o allo stesso McTominay. Mentre la Juventus, e vorrei soffermarmi sulle dichiarazioni che ha fatto Thiago Motta e anche Bremer, perché attenzione, ecco la verità di Torino. Per noi, Massimo, e vengo subito da te, è stata una partita che comunque vede un bicchiere mezzo pieno per il Napoli. Però il tuo allenatore ha detto che era una partita in cui la Juve ha giocato meglio e che forse poteva anche vincere. Ecco, abbiamo giocato meglio del Napoli, dice Thiago Motta, abbiamo tenuto dietro una squadra forte. Dall'altra parte invece Conte, i nostri portieri non si sono mai sporcati le mani. Non in maniera criminale, diceva, no, in maniera calcistica. Dico che alla Juventus quello che conta è vincere, è scritto anche sotto dietro le maglie. Io non vorrei che, cioè, la Juve non è il Bologna, sono tre partite di seguito che non fa un gol. Anche in passato, quando Motta guidava il Bologna, ha fatto un inizio di questo tipo. Però se tu tieni la palla 65% rispetto a Napoli, che Napoli è venuto per non perdere, poi che abbia avuto l'occasione sì, però Napoli ha cambiato addirittura modulo pur di non giocare, di non far giocare la Juventus, ma non tiri mai in porta, è un problema. Juve che non tira, tiene il 65%, non tira mai in porta e sostituisce l'unico centravanti che ha a metà tempo. Allora è vero che uno fa le mandragate, mette i ragazzini e vince eccetera, però poi ti assumi anche una responsabilità, soprattutto il problema juventino è su Vlahovic. Perché se lo fai sostituire a 45 e metti UEA, crei un problema, perché è un ragazzo mentalmente non fortissimo, si emoziona e vive male queste cose, non lo aiuti. Dopodiché il Napoli, mi deve spiegare, io lo capisco che Conte a Torino non voglia perdere, però fare una barricata questa è stata. Ti ha dato un po' fastidio. Ma no, perché probabilmente lui, Antonio, non voleva perdere lì e ci sta. È una quinta, una partita che arriva presto. Di Conte, cioè, Conte come gioca? Insomma, gioca così, no? Anche no, con Juventus no, giocava. No. Con l'Inter forse giocava così. La Juve non giocava in contropiede. Con l'Inter ha spesso giocato quindi così. Quindi secondo te cosa ha detto questa partita, riassumendo? Dice che sono due squadre forti, molto forti. La Juve però è un cantiere, ha rivoluzionato, però noi giocatori, un allenatore per forza fa fatica. Però ha un centravanti solo la Juve per fare Coppa dei Campioni e campionato, perché ne ha uno solo al momento. Questo è un punto interrogativo. Il Napoli ha 23 giocatori di gran livello. Direttore, che partita è stata? Che partita verità? Che cosa ti ha detto? Ma intanto ascoltavo attentamente le parole di Massimo, però non dimentichiamoci che siamo alla quinta di campionato, quindi work in progress non è solo la Juventus, è anche il Napoli, perché il Napoli ha cambiato un tipo di mentalità, ma ha cambiato anche uomini, anche se sostanzialmente tutti gli uomini che ha preso non sono ancora utilizzati dal primo minuto. Ma direttore, io parlo della Juve, tre partite zero tiri in porta. No, ho capito. Con Empoli, ma guarda, Roma e Napoli. A me piace guardare anche le statistiche. Mi preoccupo. Guardo anche le statistiche. Tu hai guardato il possesso palla, che è una cosa che non dice però chi prevale nella partita, perché sì, oggi ci sono allenatori che fanno possesso palla e che poi perdono le partite, mentre ce ne sono altri
che fanno meno possesso palla e sono più concreti. Analizzavo le statistiche di Milan-Inter, ad esempio, Inter-Milan, che è stato un derby non fra i più belli, non fra i più esaltanti, però hanno fatto 12 tiri in porta fra le due squadre, mentre Napoli e Juventus hanno fatto un tiro per uno. Zero occasioni da gol da una parte e zero dall'altra. Allora, io non so se Conte è andato per non perderlo, sicuramente ha fatto bene a presentare una squadra solida, con un 4-3-3 che comunque non è un modulo per fare catenaccio, intendiamoci, perché non è un modulo per fare catenaccio, perché comunque c'hai un atteggiamento offensivo di base. Hai tre centrocampisti che ti danno delle garanzie di schermo davanti a una difesa a 4 che sicuramente copre meglio gli spazi difensivi rispetto ai tre. Però che cosa ha fatto la Juventus per approfittare di questa tattica? Nulla, quello, come dicevi tu, nulla. Io mi preoccupo perché io parlo a juventino. Cosa ha fatto ma non Napoli? È solo con Napoli, sono tre partite di seguito. Il Napoli invece, allora io non mi preoccuperei né per la Juventus né per il Napoli. Anzi, dopo questa partita, io ho parlato di Scudetto la settimana scorsa qui, sbilanciandomi per il Napoli, e dico che Juventus e Napoli lotteranno fino in fondo e stiamo vedendo, qui si parlava di Inter come inarrestabile, travolgente, invece io dicevo guardate che l'Inter potrebbe anche avere qualche defiance. È vero. Il Napoli e la Juventus, in sostanza, non hanno deciso di non giocarsela, ma sono queste oggi. Non hanno deciso di non giocarsela. Vucinic ha problemi in questo momento qua, perché non riesce né a aggredire la profondità né a essere presente nel gioco in area di rigore. Del Napoli dicevamo amnesie difensive e invece a Torino nessuna presenza concreta in avanti. E lì poi penso che dovremo parlare di Lukaku, perché ora non facciamo di Lukaku il colpevole. Assolutamente, facciamo prima un primo giro, Nando, e poi subito dopo Stefano. Detto che nella mia vita ho visto di Juventus Napoli molto più belli e molto meno tattici. Io penso che i due allenatori stiano cominciando a lavorare su un modo diverso di approcciare, no, le due squadre, e quindi è anche giustificabile una partita di questo genere. Tra le due squadre, secondo me, chi è più avanti è il Napoli, perché Conte già ha dato, ha impressa la squadra, almeno a livello mentale, una caratteristica che questo Napoli aveva perso da quando aveva Spalletti, che tra l'altro neanche con Spalletti aveva, perché con Spalletti giocava a calcio. Adesso invece ha una presenza fisica, meno qualità, più verticalizzazioni, però Conte gli dà a livello mentale qualcosa di importante. Lo 0-0 secondo me rispecchia quello che stanno facendo le squadre, il percorso che stanno facendo le squadre, il percorso che sta facendo il Napoli. Stefan, che partita è stata? La partita verità? Qual è la tua verità? Verità mia, mio pensiero, verità, direi mai verità, però è una partita brutta. Non ho detto assoluta, ho detto la tua verità. Sì, la mia verità, però sicuramente non bella. Due squadre che si vede che stanno cercando di rispecchiare le idee calcistiche dei due allenatori. La prima, la Juve, dove palleggia molto, cerca il possesso palla per andare in verticale il prima possibile, e invece un Napoli che attendista perché vuole giocare di ripartenze. Tutte e due le squadre hanno problemi grossi con i propri centravanti. Vlahovic, che è in una condizione adesso davvero precaria, come ha detto Giletti, è un giocatore che soffre questa cosa qua mentalmente. Però domenica, devo dire, sabato ha giocato proprio male, la sostituzione ci poteva anche stare. Però Vlahovic è un giocatore che va anche sostenuto in un determinato modo. Non gli puoi chiedere di fare un lavoro di raccordo, di far salire. È un'altra cosa. Era più difficile quello che faceva l'anno scorso. Sì, però voglio dire. Hai puntato un po' il dito su Thiago Motta, no? L'abbiamo capito. La prima partita ha fatto. L'anno scorso aveva un attaccante completamente diverso a Bologna, bravo coi piedi, bravo a fare quel gioco che chiede lui di raccordo. Non ce l'hai quello, quindi bisogna capire. Deve attaccare. Tant'è che deve ricorrere a McKennie, che era stato messo fuori per avere un sostegno. Però sai cos'è che mi viene da pensare di Vlahovic, no? E l'ho detto anche settimana scorsa. Un giocatore troppo frenetico, troppo che sembra abbia perso sicurezza, no? È logico che in questa circostanza lo devi aspettare, però lui voleva cercare di vincere la partita, visto che Vlahovic era tanto in difficoltà, ha cercato qualcosa di Modugno nuovo. E poi Alessandro. Per me il Napoli torna da Torino più forte. Più forte.
il Napoli aveva una missione, che era quella di andare a fare una partita seria, una partita da squadra. Non doveva perderla, voleva vincerla, non c'è riuscito, perché affrontava una grande squadra a casa sua, ma non doveva perderla. Torna, secondo me, ancora più consapevole, con margini di crescita ed un potenziale importante, cambiando ma trovando subito gli equilibri giusti, rischiando praticamente nulla, facendo pochino davanti, e pochino l'ha fatto Lukaku, ma l'ha fatto pure Kvaratskhelia. In certe partite ti aspetti che quelli più talentuosi, quelli che celebriamo abitualmente, in certe partite riescano a determinare. E quindi poco Lukaku, ma poco anche Kvaratskhelia, secondo me però abbastanza, e direi anche molto, il Napoli. Perché andare a Torino adesso alla quinta giornata rappresentava un test, e secondo me il Napoli il test l'ha superato. Ok, quindi torna da Torino anche Massimo, anche Francesco, soddisfatto. Per te Massimo? Decisamente sì, io francamente di sfide tra squadre importanti a metà settembre che fossero anche spettacolari io faccio fatica a ricordarne. In una recente intervista Arrigo Sacchi ha definito Thiago Motta stratega, allenatore stratega, e invece quello del Napoli Antonio Conte, allenatore tattico che aspira a diventare stratega. Credo che la strategia di Conte invece abbia messo in difficoltà seria Thiago Motta, costretto addirittura all'intervallo a sostituire il suo centravanti, non un calciatore qualsiasi. Non è stato condiviso. Segnalo anche che queste due squadre, che sicuramente daranno, questo è quello che viene fuori alla partita di Torino, filo a torcere, campione d'Italia fino alla fine, entrambe, perché l'Inter almeno in campionato non è quella dell'anno scorso, e ce ne siamo accorti ieri, se ne è accorto soprattutto il Milan, sono allenate da un grande allenatore, Antonio Conte, che ha vinto dappertutto, e un altro che è un potenziale grande allenatore, che ha fatto benissimo l'anno scorso a Bologna, però a certi livelli è tutto da verificare. Chiarissimo. Allora Gennaro, poi ci sono i numeri, sì, perché le partite sfornano di numeri. Diceva giustamente il direttore Marino, siamo a inizio campionato, sono passate 5 partite, però direttore, anche 5 partite possono essere un indicatore. Abbiamo cercato di mettere insieme i numeri della difesa e dell'attacco del Napoli, partendo chiaramente da quello che si è fatto dietro, che era il reparto un po' più toccato in questo avvio di stagione da parte di Conte. 4 gol subiti fin qui, ed è un dato drogato, lasciatemi passare il termine, perché 3 sono arrivati nella prima partita, quindi di fatto nelle altre 4 il Napoli ne ha subito uno soltanto. E poi chiaramente ci sono le 10 parate effettuate dai due portieri, visto che anche Caprile ha esordito, un solo rigore contro, 48 le palle perse fin qui in stagione. Dall'altra parte le 9 reti segnate, gli 80 tiri tentati verso la porta avversaria, che sono fin qui il numero più alto, il dato più alto in Serie A. La percentuale realizzativa rispetto a quello che sono le conclusioni, l'11%, e le occasioni da gol create, 64 nelle prime 5 partite. Sono numeri che non dicono mai la verità, però che cosa ci dicono, direttore, questi numeri? Sono un supporto, e naturalmente poi molto dipende dal calendario dopo 5 partite, quindi sono numeri che vanno con curiosità guardati, ma rappresentano solo un supporto all'analisi che fa l'occhiometro. Il Napoli è una squadra che rispetto alla prima di Verona è già una squadra solida, ha presentato quella che per me è la migliore novità insieme a Lukaku della campagna acquisti ultima, McTominay, che ha fatto secondo me una partita in cui sembrava avesse giocato da 3 anni nel Napoli, quindi si è inserito con un'autorevolezza e un'autorità incredibili, dando un contributo eccezionale alla solidità del Napoli, ma anche all'aggressività della profondità, quindi alle percussioni. Infatti l'unico tiro in porta del Napoli viene da una sua iniziativa da fuori area. Io dico che la partita con la Juve per me è un'ottima base per lavorare, perché Conte deve esaminare questa partita, perché lui ha detto, ho sentito le dichiarazioni dopo la partita, lui ha detto: io non posso giocare con altri moduli diversi da questi, perché rischierei di mettere fuori ruolo troppi giocatori. Certo. Però nell'analisi che poi faremo
della partita di Lukaku, che per me non va individuato come una defiance questa partita, ma è anche per lui un momento di crescita e di inserimento. Però lì è chiaro... Ma hai sentito qualcuno che parlava di defiance di Lukaku? No, ma c'è io già un'aria, anticipo, vero? Anticipo, ecco. Perché ho sentito già qualche Mettiamo commento. Mettiamo le mani avanti. Però volevo dire, sulla partita di Lukaku, ad esempio, è vero, io sono un amico di Conte, di Antonio, e sono un grande estimatore. Per me sarà l'uomo che trascinerà Napoli, e mi auguro non per una stagione, ma per molte. Però a volte non adattare alcuni giocatori e lavorarci per metterli in ruoli diversi da quelli storici significa anche penalizzare degli altri che devono giocare in un modulo con le caratteristiche diverse da quelle per cui sono ottimizzabili. Perché ad esempio Lukaku è un giocatore che non può giocare così distante dalle punte. Andremo ad analizzare perché...